Siano lodati Gesù e Maria. Due spunti di riflessione in base a queste letture che abbiamo ascoltato. La prima è alcune questioni che sorsero già dai tempi della Chiesa Apostolica e che nei prossimi giorni vedremo fecero diedero origine al primo cosiddetto concilio. Sapete, il concilio sinodo, avete sentito parlare di queste cose. Cosa sono questi eventi? Sono eventi in cui i vescovi della Chiesa, ovviamente con il Papa, si riuniscono, quando è un concilio, quando è un sinodo, anche semplicemente con dei vescovi senza la presenza del Papa, che comunque nell'attuale disciplina deve sempre concretizzare e approvare le conclusioni dei sinodi, per affrontare alcune questioni dottrinali. Qui per esempio c'era una questione grossa, cioè i giudei che credevano in Cristo, i pagani che credevano in Cristo, si potevano battezzare direttamente oppure prima di si circoncidono, quindi si fanno, diciamo così, ebrei, osservanti alla legge di Mosè, e dopo si battezzano. E non erano d'accordo su questa cosa, alcuni dicevano di sì e altri di no. Quindi si sono riuniti e poi hanno deciso, d'accordo con Pietro, che la risposta era no. Quindi un concilio si può riunire per questioni dottrinali o per questioni pastorali. Che facciamo, che non facciamo in questa situazione, che indirizzo prendiamo, che linea diamo, diciamo così, alle chiese locali, ai vescovi, eccetera. Queste sono espressioni molto importanti della vita della Chiesa che ci fanno sempre capire, anche a noi nella nostra vita, una cosa molto importante. Prima di prendere le decisioni importanti, è bene pregare, pensare, ed è anche sempre molto saggio chiedere buoni consigli. Dico sempre che la questione della che il Papa, lo sapete chi sono i cardinali? I cardinali sono i consiglieri del Papa. Voi sapete che i capi di Stato hanno i consiglieri scelti, capite? Perché noi non siamo il Padre Eterno è uno solo, capite? E quindi è bene anche nelle questioni ecclesiali, il Papa stesso quando convoca un concilio, perché lo fa? È perché su alcune questioni non vuole essere da solo a decidere, pur potendo farlo, il Papa lo può fare. Ma preferisce, capite, cercare nel dialogo fraterno e invocando chiaramente lo Spirito Santo, ecco, perché generalmente la volontà di Dio si trova laddove c'è la concordia di tutti, pacifica. Ecco. Quindi questo dobbiamo impararlo anche nella gestione delle nostre questioni personali. Il Vangelo ci dice una cosa molto importante, che la nostra vita vale tanto quanto rimaniamo a noi. Se non siamo riuniti, veniamo veramente decisi e lasciati, abbandonati alla nostra libera volontà. Quindi, che Dio rispetta, cioè, Dio ci propone, Gesù vuole che stiamo uniti con Lui. Se uno sceglie di farne a meno, Dio vuole dire a tutto quello che facciamo. Quando stiamo con Gesù, ecco, c'è la legge della podatura. Siccome Dio vuole il massimo, come sapete, come le piante, no? Le piante per farle rifruttare, può farle crescere, bisogna potarle. Certamente la potatura indica le attività dolorose che il Signore fa con noi, una prova, ti toglie qualcosa, ti scortica quell'altro muore. Noi chiaramente, se siamo sciocchi, cominciamo a lagnarci quando arrivano, ecco, questi interventi divini. Se siamo sapienti, ringraziamo il Signore perché dopo ogni potatura c'è un nuovo rigoglio di frutti, di fiori e di bellezze nella nostra vita interiore. Quindi, come diceva il buon Sant'Ignazio, bisogna lasciar fare al nostro Signore. Lui, a seconda di quello che vede bene, ti dona tempi di grandi grazie e di consolazione, poi te li toglie perché nel momento in cui stai senza, tu possa crescere e prepararti una rinnovata fusione di grazie che ti farà ulteriormente progredire nella strada verso la santità. È una cosa molto importante, man mano che si cresce nella vita interiore, imparare a riconoscere come Dio opera e lasciare operare Lui. È sempre la cosa più saggia, perché dove opera Lui si conduce sempre bene, dove operiamo Lui, 99,9% ad essere ottimisti dei casi, si producono pasticci. Ecco, quindi lasciamo fare al Signore che sa quello che è bene per noi, anche quando porta le nostre vie per strade dolorose o che noi non comprendiamo. E chiediamo a Maria che in questo, Maria Santissima, sempre ci sostenga, ci guidi, ci prenda per mano e ci aiuti. Siamo lodati Gesù e Maria.
Sì.